Sono scesi in sciopero i 14 dipendenti delle antiche officine Pinaider, eccellenza dell'artigianato fiorentino dal 1774 per l'arte incisoria e la stampa. I lavoratori hanno promosso un presidio davanti al negozio nel centro storico di Firenze per chiedere chiarimenti sul futuro dell'azienda. Motivo della protesta, spiegano i sindacati, la mancata attuazione del piano industriale presentato lo scorso 20 marzo, che lasciava intravedere un consolidamento aziendale e conseguentemente la tenuta occupazionale, oltre al ritardo dei pagamenti degli stipendi. Rotte le trattative a Roma fra i sindacati e l'ENI sul nuovo progetto industriale dell'ente petrolifero, che prevede anche la riorganizzazione generale degli organici. L'ENI ha denunciato gravi perdite nel settore della raffinazione a causa di un surplus europeo di 120 milioni di tonnellate di raffinato e ha comunicato ai sindacati che garantisce la continuità operativa solo per la raffineria di San Nazaro, Pavia, e della propria quota del 50% su quella di Milazzo. In discussione sono invece quattro raffinerie nel resto d'Italia, tra loro quella di Livorno.